Adesso ci occupiamo di acqua, consigliere Michele Ranocchi, direttore delegato di Pesaro e Urbino. Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a tutti, poi i saluti anche del presidente Paolini, che doveva essere presente qui al posto mio, ma poi ho avuto degli impegni che non abbiamo consentito di esserci. Io sinceramente, quando il presidente mi ha detto guarda, io ci credo che ci sia comunque qualcuno al mio posto, prendi l'occasione e va a parlare, a far parlare in questo punto. Io quando ho visto il titolo, sinceramente devo dire la verità, sto per declinare l'invito, e poi invece mi è fatto bene arrivare, perché c'è stato anche chi mi ha citato direttamente, evocato, ero presente. Però indipendentemente da questo, ripensandoci, ho pensato la questione, io mi occupo anche, innanzitutto mi presento, io sono il direttore dell'ente di governo d'ambito che tratta acquedotti, fognature, depurazione a livello provinciale. Quindi poi di sesto idrogeologico, diciamo, in maniera diretta ci affetto poco. Però ripensandoci ci sono diverse cose che accomunano i settori. Uno è sicuramente la variazione climatica, i cambiamenti climatici in atto che sono assolutamente conclamati. Io sono un appassionato di montagna, capito spesso sulle Alpi a camminare, ma da tempo uno dei segnali più evidenti è il ritiro di ghiacciaio. Ma poi anche nella professione di diverse persone, siamo in una città di mare, mi capita di sentire anche pescatori, mi dicono che ci sono delle specie che stanno arrivando a popolare i nostri mari, che sono fino a poco tempo fa erano caratteristiche di aree climatiche più meridionali. Gli agricoltori, qua anche stamattina sentivo dire che ci sono delle variazioni, dei cambiamenti di maturazione dei frutti. E questo porta ad un'incidenza importante anche nel settore che seguo io, che è quello dell'approvvigionamento di acqua. E uno dei motivi che mi ha fatto pensare proprio il collegamento con l'evento di metà settembre è stato proprio questo, che è stato poi rilevato anche da chi mi ha preceduto. E cioè noi eravamo in emergenza idrica, nel senso che stavamo facendo i salti mortali, scusate l'espressione, ma è azzeccato, per dare acqua ai cittadini, cioè per mettere acqua nei nostri acquedotti. Lo stesso giorno noi stavamo, io praticamente con quest'estate, tutti i giorni, ho redatto una sorta di bollettino in cui riportavo i dati che mi venivano da Enel, in particolare, sullo stato dei livelli di portata del fiume Metauro, dei suoi affluenti e dei bacini idrici presenti sul Metauro. Perché questo? Perché è una zona, è un'area estremamente importante per l'approvvigionamento di idro potabile della provincia, perché la stragrande maggioranza della risorsa viene da lì. Ebbene, come diceva giustamente l'assessore, eravamo in contatto con la protezione civile, con la regione, perché stavamo valutando attentamente la questione giorno per giorno. Poi, quindi il mattino del 15, eravamo ancora in emergenza idrica, poi nel corso della giornata è venuto quello che sappiamo. Vi do un dato. Da ingegnere sono appassionato di numeri, il corrente Burano al mattino aveva una portata di mezzo metro cubo al secondo, che non è tanto,
Dorotea sembra un pochettino là. Io vi farei vedere le fotografie del fiume principale del Marche, il Metauro. Sul suo corso principale ci sono punti in cui in estate arriva che sono un cagnolo, quindi si sogna una portata di 500 metri. Comunque 500 metri cubi non sono tanti. Ebbene, nel corso, dopo l'evento, il dato di massima piena che ha registrato Enden è più di 600 metri cubi al secondo. Quindi una media, da un'idea, io penso a chiunque, anche chi non è un tecnico, dell'entità del fenomeno. Veramente una situazione incredibile. E quindi siamo passati da una all'altra situazione. L'altro punto che mi trovo in qualche maniera collegato, mi sa scritto questo titolo, è l'emergenza. La gestione dell'emergenza, cosa si può fare anche per prevenire. E qui si apre un discorso importante. Io stamattina, per motivi di spazio, riporterò semplicemente alcune considerazioni su quella che è stata la nostra importante esperienza che abbiamo maturato nel corso del 2017, che è stato un anno veramente, è stato veramente terribile, lo ricorderete anche voi perché è assurda gli onori o i disonori della cronaca per la siccità che ha patito anche la capitale, il lago di Bracciano, eccetera, eccetera. Ebbene, la provincia di Pesaro-Urbino ha avuto dei problemi, dei grossi problemi. Dei grossi problemi che sono stati anche formalizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato la provincia di Pesaro-Urbino in emergenza. E questo ha comportato poi l'intervento anche, non solo della Protezione Civile Nazionale, ma anche del Dipartimento Nazionale, allora diretto da Angelo Morelli. Che cosa siamo riusciti a gestire l'emergenza in maniera, anzi, basandoci sui numeri, sui risultati, direi bene, perché poi alla fine l'acqua siamo riusciti a mantenere sui nostri acquedotti e farla arrivare, ricorrendo a diverse strategie, stazioni di sollevamento, di fortuna, collegamenti temporanei, l'utilizzo anche di trasporto d'acqua attraverso l'autocisterna. Però si è riusciti. Che cosa, diciamo, quali sono i punti che significativi che hanno reso possibile arrivare a superare la crisi? Ma principalmente la presenza sul territorio, in questo do ragione al dottor Neppi, di un'entità operativa, che nel nostro caso erano i gestori del servizio idrico integrato, ma che i servizi anche per fare i nomi, comunque si meritano, che hanno operato con grandissima professionalità, ed è importante sottolineare che queste sono entità che operano non solo nelle situazioni di emergenza, ma la loro presenza è costante, quindi qualcosa di analogo anche nel settore del dissesto sarebbe assolutamente auspicabile. Dopodiché un'attività di coordinamento importantissima che c'è stata tra tutti gli enti che sono stati coinvolti e che hanno fatto superare quel problema che riportava giustamente anche cioè la parcellizzazione delle competenze. Ognuno è salvaguarda, diciamo, la propria parte di normativa, però ecco, quando si tratta di diventare operativo è necessario coordinarsi, fare in maniera che non ci siano le signorine che si sottraggono, ma che affrontino il problema in maniera coordinata con tutti, per il bene della collettività, perché poi alla fine dobbiamo, la nostra intenzione è quella, in un settore poi primario come quello del servizio idrico, cioè di dare l'acqua alle persone e di riportare della vita una volta usata per conferirla all'ambiente con una qualità perlomeno decente. Un altro fatto importante è stato poi l'intervento diretto del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con un'ordinanza che ci ha consentito di avere dei fondi a disposizione con i quali abbiamo affrontato la prima emergenza, ma anche realizzato delle opere che poi ci hanno consentito di superare, per esempio, il
Però c'è stata un'altra cosa importante inserita in questo provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile, e cioè la possibilità di approvare certi progetti in tempi celeri, quindi in qualche maniera riducendo i tempi di presentazione della documentazione, eccetera. Noi abbiamo fatto comunque, l'abbiamo preparata in ogni caso, l'abbiamo discussa in conferenza di servizi e siamo riusciti a produrre, a realizzare degli interventi in tempi veramente molto celeri. Ecco, l'auspicio è che in situazioni particolari il coordinamento a tutti i livelli, partendo dal livello più alto fino a quello più locale,